Buongiorno a tutti ragazze e ragazzi, bentornati, benvenuti in un nuovo vlog. È un po' che non ci sentiamo, in realtà perché questa quarantena fondamentalmente non accenna a passare, o meglio ci hanno detto che tra qualche giorno in teoria dovrebbe riniziare un pochino tutto. Staremo a vedere. Comunque io sono ancora qua. I cagnolini sono ancora qua. Lì ce n'è uno, come vedete ha il collare elisabettiano, dopo vi spiego perché. Qui abbiamo la Gwenny. Richiamami. Ho fatto colazione. Adesso, questi giorni sto facendo una maratona Marvel in ordine cronologico temporale, quindi non in uscita dei film al cinema, ma proprio in base all'anno in cui sono ambientati, diciamo così. Quindi mi sono vista tutti, adesso sto guardando Ant-Man, che tra l'altro mi piace tantissimo. Qui abbiamo il disturbatore con il suo giochino nuovo. Tutto ciò che fa rumore mi piace un sacco. Prendilo. Come vedete, appunto, ha questo collare perché sabato scorso, oggi è venerdì, quindi quasi una settimana fa, ha fatto la castrazione. Quindi deve tenere questo per non leccare i puntini e le cose, insomma, che si stanno seccando. Sta guardando benissimo. E gliel'ho fatta fare per ovvi motivi, in realtà. A parte, vabbè, che non gli avrei fatto fare i cuccioli a prescindere, ma Gwen non è sterilizzata. Infatti siamo stati 4 giorni in cui lei aveva comunque il calore e lui continuava a montarla e dovevamo stare attenti perché comunque Gwen è grande. A 10 anni e qualche mese, però potrebbe sempre rimanere incinta, sarebbe un disastro. E quindi questa era l'opzione, insomma, che avevo già preso in realtà all'inizio. E niente, in realtà è stato bravissimo, non gli ha mai dato fastidio, male, cose. Quindi è andato tutto bene. L'unica rottura è che si deve tenere sto coso e, come vedete, non riesce a giocarci e dobbiamo stargli un po' dietro. Però ora si è ambientato. Anzi, dopo devo darvi anche una bella notiziona aggiuntiva. Adesso è giunto il momento di fare una cosa che sto programmando da un po' di tempo. Finalmente mi è arrivato tutto il materiale, quindi sono pronta per farlo con voi perché so che vi piacciono sempre questi home decor, cambio casa, mi trasformo, insomma. Volevo farvi vedere sia le cosine che ho preso sul sito di Desenio, sia come le ho prese, anche se il sito comunque è semplicissimo da utilizzare. Hanno un sacco di poster e un sacco di cornici che poi voi potete abbinare e fare insomma i vostri photo wall. Davvero vi vengono delle cose pazzesche. Come vedete io sono un po' fissata con questi quadretti e stavolta invece non farò la parte della camera ma la parte del corridoio che è lasciata a se stessa. Quindi peggio ancora perché ci passi sempre, la vedi ed è orribile. Allora, qui siamo sul sito di Desenio. Come vedete ci danno già qualche opzione, un sacco di idee, sono divisi, vedete, anche per categorie, quindi se volete delle stampe già predefinite. In alto troviamo la sezione poster e come vedete ci sono un sacco di poster diversi, quindi qui abbiamo quelli più astratti, qui abbiamo le stampe, come vedete sul fashion, sono pazzesche, ci sono le frasi, c'è il make-up e questi appunto sono quelli nuovi. Guardate che belli questi rosa, cioè anche se lo vedete per fare un photo wall prendete questi e avete tutto già fatto, vi basta posizionarli. Come vedete qui sotto ci dà anche gli ultimi prodotti visti, infatti alcuni di questi sono quelli che ho preso io, che adesso vi faccio vedere. Come vedete nella categoria poster troviamo la categoria handpicked, sarebbe questa qui, e i poster personalizzati e tutte le cornici. Ecco, queste sono le uniche tre cose, le uniche tre categorie che non vanno scontate con il mio codice. Tutto il resto lo possiamo prendere. Prendiamo, vediamo un po'. Questa di Londra, che è pazzesca. Qui potete scegliere la dimensione. Io scelgo la più grande, l'aggiungete al carrello. Ecco qui l'articolo, vi giunge anche già la spedizione. Poi trovate qua codice sconto e andate ad inserire ILA. Tutto maiuscolo. Non lo vado ad inserire adesso perché la promo è valida dal 30. Comunque poi appunto se vi interessa trovate tutti i riferimenti qua sotto nell'info box. E adesso andiamo a fare questa cosa. Però prima volevo farvi vedere tutti i quadretti che ho preso. Questi in realtà li ho presi in previsione di un prossimo studio, comunque un posto dove metterli a tema. Infatti sono tutti tema make-up, li ho scelti con le cornici rose gold che sono qualcosa, ragazzi, una raffinatezza assurda. Infatti abbiamo questo con le ciglia finte e la frase, vedete la cornice. Poi ho voluto prendere dei quadretti che stessero bene insieme appunto per fare la photo wall. Quindi abbiamo queste tre strisce con la scritta sotto blush. Sono super estetiche, mi piacciono tantissimo. Poi appunto ho voluto prendere questo shimmer, quindi sarebbe una sorta di lip gloss. E l'ultimo, che è il mio preferito PS, è questo qui del pennello tutto in cipriato.
È veramente bello, bello, bello. Ecco i tre quadretti che ho deciso di appendere. Questo appunto fa parte di quelli personalizzati, infatti è il mio segno zodiacale, ci ho aggiunto anche il nome e la data di nascita. Questa qui invece è una di quelle con le scritte sfondo cipria. E questa qui invece è appunto una di quelle del make-up, che è pazzesca, però ce la volevo mettere almeno una. Quindi, chiodi alla mano, faccio i buchi e poi andiamo a inserire i quadretti. Vediamo come disporli. Allora, ho fatto i buchi, vi ho evitato la visione, che tanto non era niente di speciale. Ne ho messo uno qua per, vedete, la parete, questa qui che poi dà nella mia camera. E c'era uno spazio anche qua nella colonna appena si sale le scale. Io pensavo di mettere la scritta appena si sale le scale e le altre due con le stampe nella parete qua prima della mia camera. Vediamo. Come vedete dietro hanno tutti i gancetti del caso. Io ho scelto un chiodo fisso molto semplice, quindi lo devo incastrare qua dietro. E devo dire che non ci sta male, anche la dimensione è giusta. Ora invece vi ho messo un po' sopraelevati. Procediamo con questo del make up. Non so dove metterlo, forse di qua, perché qua è più vicino alla mia camera. Ci metto quello col mio nome. Allora, spero di centrare un pochino. Ovviamente non l'avrò centrato. Ok, e uno è messo. Taran, questo è stupendo. Allora, a parte credo di averli messi abbastanza giusti, già solo questo è un gol. Messo così, che dite? Carino, no? Molto. Questo era il mio room decor corridoio edition. Fantastico. Trovate tutti i riferimenti del sito se vi interessano, perché mi chiedete spesso di questi quadretti, giù nell'info box col codice sconto disponibile dal 30 di aprile. Detto ciò, finito la parte corridoio, devo mettere a posto la camera. Mamma mia. No ragazzi, io voglio piangere. Cioè, guardate qua. Devo anche girare dei video, fare delle foto. Quindi devo assolutamente mettere a posto come prima cosa la scrivania. Allora, questo però ho messo leggermente a posto, anche se potrebbe non sembrare, ma c'era molta 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 più roba. E adesso almeno posso girare qualcosina, quindi mi metto all'opera. Siamo giunti al momento del pranzo. Dan dan dan. Non so se fare le uova oppure questi, li adoro alla follia. Sono i bastoncini di surimi. Almeno li metto con l'insalata e faccio prima. Sì, dai, pomodorini, magari un po' di mais. Ok, la cosa bella è che taglierò tutto in cesta ciotola, quindi sarà iper velocissimo. Allora, mi sto preparando, fa sempre strano dirlo perché ormai praticamente mi vesto come viene. Quello che trovo mi metto, proprio non curante. Tra l'altro, mamma mia, cioè state vedendo le cose che c'ho in faccia. Mostri, mostri. Comunque, a parte ciò, mi sto preparando, vado al supermercato a prendere delle robine che mi servono. Questi giorni sto sperimentando, faccio cose, quindi mi finiscono i beni di prima necessità, proprio tipo uova, farina, che ogni volta che si trova è tipo santo graal, per non parlare del lievito di birra. Infatti ho trovato alla Carrefour quello senza glutine, lo stiamo usando per fare la pizza, però viene bene, cioè non lievita tantissimo, però è buono, ci si arrangia. In ogni caso vado, ci metto, spero di metterci poco. Piccolo svuota la spesa velocissimo. Allora, ho preso queste che, ragazzi, sono un qualcosa di buonissimo. Sono le fettine vegetariane. Io adesso non ho capito se c'è la soia. Sì, esatto, c'è la soia dentro. Sono veramente buone. Io che non apprezzo particolarmente la carne, adoro. Le faccio col limone, cioè in tutti i modi. Poi ho preso due mozzarelline di queste light, stessa linea anche le ricottine. Lo yokka senza lattosio e la robiola senza lattosio, perché mi dà meno fastidio. Farina, ho trovato sia questa e che tanto poi sono uguali alla fine. E quindi insomma trovate prese. Poi ho voluto provare questo, che è il preparato per pizza. Visto che il lievito è introvabile, ho detto provo questo. Fatemi sapere se voi l'avete mai provato. Poi qui abbiamo i semi di sesamo. Io li uso moltissimo sui miei avocado toast. Qui invece c'è hummus di ceci. Questo è assolutamente il mio preferito di questa marca qui. Poi pomodorini. E queste qua sono le chips di ceci. Super super buone. Niente, questa è la mia spesa molto molto easy. Adesso metto tutto a posto. E poi in giardino con i cagnolini, è vero? Dovevo bere un po' d'acqua, tra l'altro mi è pure andata di traverso. Vabbè. Adesso usciamo un pochino in giardino, ragazzi. Fanno delle giornate assurde, fa caldissimo. Fatemi chiudere qua, sennò entra un'altra volta in mosche. Cagnolini, questo è il disagio che fa Amarok, che si mangia tutte le foglie. Siamo pronti? Anche Wendy? 3, 2, 1, via! Quanto gli piace scendere qua sotto, che c'è il giardino quello ampio. Eccoci qua, tutte le arance cadute ovviamente. E fa la spipina, eh? Come fai spipì? Mamma mia, guarda quanto corre qua.
Assurdo. Si divertono un sacco, solo che li devo controllare perché in questo giardino qua non usciamo spesso. Quindi non so mai se c'è qualche buco. L'altra volta c'era un gatto lì, hanno cominciato a corrersi appresso, cioè disagio. Gwenda si è fatta male, ma non per il gatto, ma perché Gwenda ha la foga e quindi ha preso sul naso una pianta di quelli un po' d'aloe, sapete, che hanno le spinette, le cose. Comunque hanno delle foglie molto dure. Si è fatta un bozzo sul naso, le è passato proprio da qualche giorno. Poi devo stare attento con Ami, con i punti, insomma, casino. Comunque, a proposito di cagnolini, ho fatto questo vlog anche per raccontarvi un po' le ultime novità. Sono indecisa se raccontarvi la prima o la seconda, perché sono comunque due novità importanti in entrambi i casi. Aspettate, mi metto all'ombra. Ok, così possiamo magari parlicchiare. Allora, novità numero uno. Sto pensando in maniera seria di trasferirmi, perché qualche tempo fa avevo fatto un vlog che però era un po', ragazzi, era un po' una battutina, un giochino, in cui dicevo che mi sarei appunto trasferita, sarei andata a vivere da sola. Cioè il vlog penso proprio si chiami "vado a vivere da sola", una cosa del genere. Però stavolta lo sto prendendo seriamente in considerazione. Ho fatto 22 anni 2 giorni fa. Tra l'altro vi ringrazio per gli auguri, mi avete sommerso su Instagram. E quindi penso sia giusto, sia ora di prendere questa decisione di fare questo passo. E in realtà è una cosa che io ponderò da un sacco di tempo. Fortunatamente ho un lavoro, mi permetterebbe, anzi mettiamola sotto questo punto di vista, di farlo. Quindi mi sono messa a cercare durante anche questa quarantena, che sicuramente mi ha incentivata ad andarmene, ragazzi, perché se non sono impazzita, non ho commesso omicidi in questi giorni, penso che mi faranno santa. Appunto mi sono messa a cercare. Purtroppo il periodo è quello che è, non si può uscire, le agenzie sono chiuse, quindi io non è che posso andare a vedere case. Però sicuramente sto cercando degli appartamenti che abbiano anche il giardino, perché essendo io abituata con il giardino, con tanto giardino e con appunto i cani che possono andare, mi dispiacerebbe privarli di questa cosa. Ovviamente Gwenda rimarrebbe qui con i miei, cosa che mi si spezza il cuore, ma sarebbe da fare così, mentre Amarok invece verrebbe con me, perché presto arriverà anche un'altra cagnolina. Ho deciso di prenderne un'altra perché vorrei che crescessero insieme con Amarok, adesso che sono ancora piccoli. Cioè lui ha fatto 7 mesi da poco, a 7 mesi e qualche giorno, insomma. E quindi ho deciso di prendere un'altra piccola. Scusate, mi sposto perché si sono spostati, li devo controllare. Ho già contattato l'allevamento, che è un altro rispetto a quello di Amarok, perché in realtà non sono andata a prendere Amarok in allevamento, ma lo aveva una signora che se lo voleva tenere come stalloncino, diciamo così. Ho già contattato un allevamento e sono molto indecisa tra due delle cucciole che ho visto. La cosa assurda è che in realtà potrebbe portarmele già a metà maggio, quindi non mancherebbe neanche troppo. Ho già avvertito mia madre. Mio padre, come sempre, si becca quello che viene. Mi dispiace dirlo, ma mio padre ha poco potere decisionale con 3 donne in casa. Io penso di poter stare tranquillamente dietro a 3 cagnolini, soprattutto perché sono comunque piccoli. Amarok mi dà molto 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 retta, Gwenda un pochino meno, però sicuramente è una cosa che stavo ponderando già quando ho preso lui, di prendere anche il terzo, quindi di prenderli insieme in realtà. Però ho detto 2 insieme non so se ce la faccio, cioè diventerei pazza. Io ho detto aspetto un po' e prendo l'altra cucciola. E quindi arriverà un'altra chihuahuina femmina, non vi dico né il colore, né la taglia, né nulla. Sarà una sorpresina, vero Ami? Oh, mamma, ti porta una sorellina! Un'altra sorellina, amore. Mi sono fatta la mia skincare, la doccia, e non c'è cosa più bella. Ah, vi sentite proprio in pace col mondo. Detto ciò, poi ho cenato, ho mangiato pomodoro e mozzarella, proprio tipico pranzo estivo. Adesso si sono fatte le 9:15. Manca ancora un po' in realtà, perché inizi Twilight, che poi me l'ho scordata che c'è Eclipse, che non mi ricordo assolutamente come film. Quindi staremo a vedere. Visto che manca ancora un po' e ho finito Civil War della Marvel, proseguirò con Doctor Strange. Adoro Doctor Strange, mi piace un sacco come personaggio. L'ho visto una volta sola in realtà il film, quindi ci sta, lo iniziamo. Che fai, mi ascolti? Eh? Adesso quando gli parlo fa E quindi ci guardiamo Doctor Strange. Allora, in TV abbiamo Eclipse. Qui abbiamo cagnolino 1, cagnolino 2. E qui sono in videochiamata a vedere il film con una delle mie migliori amiche, che adesso mi ha lasciato da sola, è andata in bagno. Quindi buon film, ci sentiamo appena sarà finito, cioè tra un bel po'. Ok, film finito, sto preparando tutto il settaggio, ed è lì c'è la lucina notturna. Così andiamo a Ninna, questo è già blu che è andato.
Guardate come deve dormire con questo coso. Ormai è parte di lui, si è super abituato. Oh, mamma mia, appena ti tocco un attimo vuoi le coccoline. E non farti vedere quel cosino rasato. E non lo vogliono vedere. A quest'ora è totalmente andato. Detto ciò, io e la mia mise impeccabile. Mamma mia, poi mi fa malissimo qua perché mi sta uscendo un brufolino anche sotto il sopracciglio. Noi vediamo la buonanotte. Spero questo vlog vi sia piaciuto. Vi abbia intrattenuti e ci vediamo presto.